Buonasera amici di internews.it, Radio Nerazzurra, e ben ritrovati con una nuova edizione di GR Internews. Serata di grandi partite internazionali con l'Italia di Barella e Bastoni pronta a sfidare la Svizzera in una partita decisiva per il discorso qualificazione al prossimo mondiale in Qatar nel 2022. Barella dovrebbe partire dal primo minuto, siamo in attesa ovviamente delle formazioni ufficiali, con invece Bastoni che è destinato alla panchina con Mancini pronto a preferirli acerbi al posto di Chiellini infortunato. Poi stanotte a mezzanotte sarà la volta dell'Argentina di Lautaro Martinez contro l'Uruguay, sempre nelle qualificazioni mondiali, con Lautaro Martinez che va a caccia di quel gol che manca proprio dall'ultima pausa nazionale con la sua Argentina. Sarà un modo contro l'Uruguay per tornare dunque alla via della rete con Lautaro Martinez, che poi dovrà tornare a segnare anche in maglia nerazzurra. Nel frattempo, dal ritiro dell'Olanda ha parlato Stefan De Vrij, difensore centrale dell'Inter, che ha allontanato le possibili voci su un suo trasferimento al Tottenham di Antonio Conte, con il difensore che ha appunto smentito tutte le voci che parlano di un suo addio all'Inter nella prossima estate. E infine, in chiusura, ha parlato dall'Inghilterra Stanley, l'amministratrice delegata di uno dei soci del socio del fondo arabo PIF, che ha smentito qualsiasi interesse per l'Inter, dicendo solo che c'era stato un sondaggio nei mesi passati, con però la Serie A che è un campionato disastroso dal punto di vista dell'organizzazione, e dunque è sfumato l'interesse del fondo arabo PIF. Questa era la nostra ultima notizia di oggi, l'appuntamento è con l'edizione di lunedì di GR Internews. Grazie di essere stati con noi e buona serata a tutti. Per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista, non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nerazzurre, internews.it è quello che fa per te.